Siamo in diretta dalla Biblioteca Nazionale di Roma nello spazio Book Sprint Edizioni, con noi Alfio Giuffrida. Ciao Alfio. Ciao Manuela. La danza dello sciamano, questo è il libro che tu proponi con Book Sprint Edizioni. Non è in realtà il primo che tu scrivi, perché tu sei meteorologo, sì. Sei anche tra l'altro di origini siciliane, ma vivi da tanto tempo a Roma. Proprio perché il tuo lavoro, la tua carriera ti ha portato a Roma, finora hai scritto maggiormente libri di tipo tecnico, potremmo dire quasi. Sì. O comunque incentrati sulla meteorologia, forse. Scientifico-divulgativi, che hanno come argomento principale la meteorologia. Fino ad arrivare poi ad oggi La danza dello sciamano. Sarà perché sì. Da un po' di tempo sei in pensione e quindi hai il tempo di poter pensare anche ad altro? Esatto, è questo qui. Quindi ero in servizio, ho avuto sempre la volontà di scrivere qualche libro, in particolare dei romanzi, per raccontare chiaramente la mia vita, per raccontare tutti quegli eventi che mi andavo appuntando nei tanti convegni di carattere meteorologico a cui ho partecipato, e finalmente, quando ho avuto un pochino di tempo, ho iniziato a scrivere. Finché ero in servizio, in effetti ho scritto un libro per il pubblico, si chiama Manuale di Meteorologia, che ha avuto la fortuna di essere presentato in televisione. Allora era la trasmissione 1 mattina con Eleonora Daniele e Luca Giurato, e quel libro, forse per quello lì, ha avuto la fortuna di vendere oltre 10.000 copie, è stato tradotto in francese e ha avuto tanto successo. Ma mi ha dato una particolarità: parlava del diluvio universale, per cui ho ricevuto migliaia di email che mi chiedevano se era un evento meteorologico o una punizione divina. Per cui, appena ho avuto il tempo di scrivere degli altri romanzi, mi sono dato un'idea: creare un personaggio, e nel mio caso chiaramente era un meteorologo, che metto al centro di una scena di amore, di avventura, e anche proporre degli argomenti che sono di carattere sociale o di attualità, in modo che poi il pubblico si senta interessato. Perché un pubblico che compra 10 euro, 20 euro, non ha importanza, un libro, deve essere ripagato da questa sua volontà, da questa fiducia che ha dato all'autore, e quindi ha bisogno di un qualche cosa con cui lo dobbiamo ripagare. Questo è un'avventura, un qualche cosa che noi dobbiamo dargli. Per questo ho creato un sito internet, si chiama www.alfiogiuffrida.com, dove propongo i brani dei libri già fatti e di quelli futuri, in modo che altri autori possano intervenire per correggere questi brani, migliorarli chiaramente, soprattutto gli editor professionisti. Infatti molti hanno già scritto e corretto dei brani, oppure discusso un forum in cui si parla dei vari argomenti. E La danza dello sciamano è per l'appunto il tuo ultimo libro. Qui parliamo praticamente di tutt'altro, è un viaggio vero e proprio. Sì. È un viaggio che coinvolge anche, coinvolge un meteorologo che poi fa tutto questo percorso particolare. Certo. Incontra sciamani. Parlane tu, perché tu sei molto più chiaro e preciso nel racconto. Beh, rispetto a me. La mia vita, come dicevo, sono tutti degli argomenti che ho puntato finché ero in servizio, finché ho potuto, in qualsiasi evenienza. Questa era La danza dello sciamano, parte da un fatto che in tutto il bacino del Mediterraneo per 10 anni piove di più da una parte e per 10 anni dall'altra parte. Da questo esempio di meteorologia partiamo con un personaggio, è un meteorologo, Alex, il quale ha una sua fidanzata, Laura, e conduce tutto un percorso in cui sono inglobati 4 personaggi che sembrano completamente diversi l'uno dall'altro, ma che in effetti vedremo che il destino li unisce. Uno chiaramente è questo sciamano siberiano, in persona alla forza. Io mi sono documentato sulla enciclopedia libera di Wikipedia, e dice effettivamente che molti sciamani, pur se tagliati a pezzi e morti, sembrano morti, poi rinascono dalle loro membra. Non so se crederci, però ecco, sembra che uno sciamano sia Jim Morrison, che aveva questa possibilità proprio di trasformarsi quando saliva sullo schermo, infatti lo chiamavano Lucertola. Un altro personaggio è un ebreo polacco, il quale è un eroe, una persona molto colta. Quando scoppia la Seconda Guerra Mondiale, lui si è già in pericolo di essere deportato, e proprio si presentano da lui i nazisti quando sta per nascere la sua prima figlia. Lui, prima che gli altri nazisti possano sentire il primo vagito, dice: mia moglie è in ospedale, ecco, io sono pronto, invece portatemi dove volete. E lui e lo sciamano si ritrovano ad Auschwitz, dove è una prigione tremenda. Io qua ho voluto
raccontate degli episodi veri che mi ha raccontato mio padre, il quale fortunatamente non è stato ad Auschwitz, ma in un lager, un Samlager Steglitz vicino Berlino, per un paio di anni se l'è fatta per lui, e le cose che raccontava, qualche cosa ce l'ho messo nel libro, non sono assolutamente belle, venivano trattate male. Però tra la forza e la ragione, l'ebreo polacco suonava bene all'armonica, con quella riusciva a far vivere le persone, dare loro la speranza. Quello che ho messo in questo mio, ho cercato di fare un nuovo stile letterario, si chiama verismo interattivo. Verismo perché mi sono rifatto a Verga, che è un mio connazionale. Trattare dei fatti veri. All'inizio di ogni mio romanzo c'è un qualcosa di vero, sicuramente. Interattivo perché tramite il forum che c'è nel mio sito, vedo che molte persone riescono a interagire con l'autore o fra di loro in modo da avere ulteriore da aggiungere notizie. E nella danza dello sciamano ce ne sono tante di notizie. Gli altri due personaggi appartengono al Tuareg e ai Berberi, sono due popoli in Africa. Diciamo che lo scopo che mi sono prefisso con la danza dello sciamano era quello di parlare del conflitto dei popoli, e mai al giorno d'oggi è un argomento più attuale tra cristiani e musulmani, italiani e cinesi, commerciali, quindi da tutte le parti ci sono. Tra Tuareg e Berbere erano due giovani figli di un'unica madre, però solo uno sapeva che quella era la madre, l'altro non lo sapeva, non l'aveva mai vista la sua mamma. Però era un Tuareg, un uomo forte, potente, ricco, il suo denaro veniva dal commercio della droga, però interviene un incidente, e in un incidente lui che è potente dà la colpa all'altro, che non sa di essere suo fratello, ma la madre lo sa. E per riuscire a salvare il figlio buono si sottopone alla cosa più orribile per una donna, un incesto col figlio cattivo, dove per fargli raccontare le cose, prima di andare a letto con lui, ha ingoiato una microspia accesa, in modo che tutto quello che gli faceva raccontare nei momenti migliori venissero noti alla polizia. E la polizia infatti sta per arrestarlo, ma in quel momento la madre sa una cosa, gli deve dire che lei è la madre, per cui fa una cosa ancora più tremenda, che forse solo una donna musulmana riesce a fare. Taglia il suo ventre, infila una mano, spegne la microspia. Beh, è un libro in certi casi abbastanza crudo, però è interessante. Chi lo ha Cruente. letto mi ha detto che effettivamente si è sentito impersonato in quella situazione. Incredibile, davvero. Ma come nasce l'idea di scrivere questo libro? Da dove l'ispirazione proprio di queste parole, di questo tema, di questo filo conduttore? Come ho detto, tutto deriva un po' da tutte le esperienze che io ho accumulato ogni volta che andavo in servizio, ma anche soprattutto nelle conferenze, per cui sono stato a contatto con popoli diversi, e infatti, come ho detto, è un conflitto tra popoli, vedevo le abitudini di popoli diversi. Allora, questa è l'idea forse che ha fatto nascere questo libro. Poi all'interno, nell'ambito di questo verismo interattivo che potete vedere sul mio sito, come ripeto, www.alfiogiuffrida.com, ci sono tante discussioni in modo che il lettore che ha comprato quel libro si sente interessato. È uno stile che ho cercato di fare con i miei libri. Un lettore mi deve riconoscere al primo colpo, bastano 10 righe e deve riconoscere che è un libro di Alfio Giuffrida. Ecco perché ho cercato di salvaguardarlo bene questo stile, crearlo nel migliore dei modi, facendomi aiutare dagli altri scrittori, professionisti e non professionisti, e dagli editor, soprattutto quelli professionisti, in modo che non basta semplicemente l'idea che far nascere un libro può essere una storiella, però diventa come un documentario e non come un film. Per essere come un film, ecco, deve essere intrecciato e intrecciato bene. Ad esempio, nella danza dello sciamano si parla di un altro argomento attuale, la lapidazione. E di questa lapidazione vediamo proprio, è descritta, perché ho visto, mi sono documentato come viene effettivamente questa punizione molto molto severa, e lì viene descritto. E alla fine riesco a dire anche un'altra cosa, perché noi siamo tutti, e siamo d'accordo nella nostra civiltà, che è il peggiore dei supplizi. Però il musulmano dice, alt, siamo noi che dobbiamo cambiare le nostre leggi, non dovete imporcela voi. Quindi, Che cosa vuoi trasmettere al tuo lettore, Alfio? trasmettere al lettore delle esperienze, le mie esperienze in cui più di esserci io in maniera personale, un po' della propria persona traspare, delle proprie esperienze chiaramente traspare, però farlo commuovere, come mi commuovo io stesso quando leggo il mio stesso libro, interessarlo, farlo impersonare in questa storia di avventura, in questa storia di amore che c'è,
in modo che lui si commuova e riesca ad avere una buona ora di lettura del mio libro, e inoltre insegnargli qualche altra cosa. Ad esempio, sempre nella Danza dello Sciamano c'è uno dei personaggi, si chiama Luca, che è un divorziato, ma lui avrebbe il piacere di risposarsi in chiesa. Però fa degli atti di carcere, e in questo periodo si mette a leggere e vede che Gesù forse era sposato con la Maddalena, per cui la prima cosa che chiede a un monsignore è perché i preti non possono sposarsi, e quando il Signore sta per rispondergli interviene subito, perché io non so la risposta, la devono dare gli altri. Interviene un tuono, interviene un diluvio proprio all'interno dell'Africa, dove non pioveva mai, che interrompe la discussione. Però la discussione è aperta a tutti i lettori che vogliono farlo sul mio forum, chiaramente. E poi un'altra cosa, ecco, che deriva anche quella da un'altra conferenza. Quando è nato esattamente Gesù Cristo? Sicuramente non il 25 dicembre dell'anno zero, perché a quell'ora sappiamo che non è una cosa possibile storicamente, è assurdo che sia così per il fatto di Erode, che era ancora in vita e così via. Si propone una data, il 13 novembre dell'anno 7 a.C., perché quel giorno è avvenuta una stella doppia, non la stella cometa, che è una cosa che dal punto di vista fisico è impossibile, o è una stella o è una cometa, sono due cose nettamente diverse, lo sapevano anche 2000 anni fa. Invece una stella doppia è un evento ancora più raro, e sembra sia avvenuto in quel giorno, e Gesù Cristo era proprio aspettato da quelle popolazioni, sia gli ebrei che i palestinesi, perché doveva proprio unire questi due popoli. Quindi sempre parla della unione e dei conflitti che ci sono tra popoli. Questo è l'argomento della danza dello sciamano. Ed è stato questo un modo per conoscere meglio la danza dello sciamano, ma la conoscerete meglio sicuramente leggendo per l'appunto il libro di Alfio Giuffrida. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi, grazie a tutti.